Ci troviamo esattamente nelle condizioni della scorsa estate con un insieme di incertezze che vanno dagli orari, dagli scaglionamenti, dalle percentuali di presenza e distanza, dai mezzi di trasporto, quindi nella totale incertezza di condizioni esterne per poter pensare, immaginare l'organizzazione del prossimo anno scolastico. E questa situazione comporta in tutte noi persone di scuola una forte preoccupazione perché non sappiamo ancora da quale parte iniziare ad immaginare il prossimo anno scolastico. Cristina Costarelli è la dirigente scolastica del Liceo Scientifico Newton di Roma. Come tanti altri presidi, ma anche docenti, genitori e studenti, a metà luglio non sa ancora quando e come comincerà il prossimo anno scolastico. Le preoccupazioni sono molte, anche perché i test INVALSI del 2020-2021 appena pubblicati, che servono a valutare l'apprendimento delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese, hanno rivelato che gli studenti, soprattutto delle medie e delle superiori, hanno imparato troppo poco. Non è detto che la colpa sia esclusivamente della didattica a distanza, quanto delle disuguaglianze socio-economiche tra le famiglie che il Covid ha aggravato. Tutto il mondo della scuola sembra però essere d'accordo su un punto: bisogna tornare in aula. Ma in che modo? In questo episodio Valentina Santarpia spiegherà che cosa sappiamo e che cosa ancora non sappiamo sul prossimo anno scolastico, il terzo di fila a essere stravolto dalla pandemia. Io sono Francesco Giambertone e questo è Corriere Daily di lunedì 19 luglio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Siamo a metà luglio, gli studenti sono tutti in vacanza, ma sicuramente qualcuno è già più preoccupato degli altri dal ritorno a scuola, che lentamente si avvicina. Tra i più preoccupati probabilmente ci sono gli studenti di Bolzano, che come al solito ripartiranno per primi, il 6 settembre. Dalla settimana dopo toccherà a tutti gli altri, fino agli alunni di Puglia e Calabria, che dovrebbero riprendere il 20 settembre. Ma sul calendario del prossimo anno non ci sono grossi dubbi, perché a deciderlo sono le regioni e ognuna fa un po' come vuole. Quello su cui invece ci sono ancora molti interrogativi è il modo in cui si tornerà a scuola. Resterà il metro di distanziamento? Bisognerà tenere la mascherina in aula? Ci sarà ancora una quota di didattica a distanza? Valentina Santarpia, com'è possibile che non ci siano ancora regole chiare? Perché il Comitato Tecnico Scientifico, che è l'organo che in questa situazione dovrebbe stabilire le misure di sicurezza, si è riunito il 25 giugno scorso, ma ha semplicemente ribadito che saranno valide le regole dello scorso anno e quindi si tornerà a scuola con la mascherina e rispettando il distanziamento. Ma vista chiaramente l'incertezza delle condizioni epidemiologiche, bisognerà poi stabilire delle regole ulteriori per eventuali zone bianche, gialle, arancioni, rosse. Com'è possibile? Si è chiesto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Chiaramente ci si aspettava che quest'anno ci fossero regole più chiare e soprattutto che ci fossero regole differenti, visto che c'è un tassello, quello delle vaccinazioni, che l'anno scorso non avevamo. Di conseguenza, il ministro ha chiesto chiaramente agli esperti di esprimersi successivamente nei prossimi mesi per tornare in presenza e possibilmente tornare senza delle regole stringenti come quelle che abbiamo già dovuto subire per un intero anno scolastico. Uno dei problemi principali è quello degli spazi. Se ci fossero aule o comunque luoghi più ampi in cui svolgere le lezioni, si eliminerebbe il problema del distanziamento. Ma in un anno e mezzo, sulla questione degli spazi, che cosa è stato fatto? Il CTS ha spiegato che al momento restano in vigore le famose misure sul distanziamento, quel metro tra le rime buccali che l'anno scorso ha fatto un po' sorridere, ma in realtà ha destato anche diverse polemiche. In tutto questo lungo anno sono stati fatti tanti tentativi per allargare le classi, per cercare di trovare delle aule che potessero contenere un numero maggiore di studenti, ma poi i risultati non sono stati del tutto soddisfacenti. Secondo le ultime stime, mancano ancora 20.000 aule
Eppure abbiamo visto dirigenti scolastici adoperarsi in tutti i modi, creando aule nelle palestre, posizionando dei container nei cortili, addirittura spesso facendo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile e creando nuove pareti in cartongesso. Ma tutto questo non è bastato, neanche i fondi del governo sono bastati, perché la verità è che ancora adesso ci ritroviamo con tantissimi istituti, soprattutto alle superiori, che hanno delle aule troppo piccole per contenere delle classi che sono ancora eccessivamente numerose, le famose classi pollaio, con studenti che arrivano fino al numero di 28-30. Questo è un problema, perché non sono state neanche modificate le regole per decidere come formare le classi in questo nuovo anno scolastico. Sentiamo a proposito di nuovo la dirigente scolastica Cristina Costarelli del liceo Newton di Roma. Da un anno ad oggi, e qui parlo proprio come dirigente nello specifico del liceo Newton, non ho ricevuto nessuna risposta alle richieste di spazi, pur avendo, e in questo la scuola di cui sono dirigente ha una specificità molto particolare, nel cortile un edificio che è la biblioteca di Città Metropolitana, vuota da un anno e più, a cui dallo scorso anno ho richiesto dei locali mai concessi perché non erano in destinazione d'uso agli studenti. Per fare giusto un esempio di come da parte di Città Metropolitana, al di là delle dichiarazioni di massima, non ci sia stata, se non in pochissimi casi, una reale presa in carico della situazione. Oltre alla questione irrisolta delle aule, c'è anche quella della carenza dei professori. Servirebbero molti più insegnanti per gestire classi spezzate e organizzate su orari scaglionati. E invece si prospetta un altro inizio anno con oltre 200.000 supplenti. È vero che il Ministero dell'Economia proprio negli ultimi giorni ha autorizzato 112.000 assunzioni di insegnanti per il prossimo anno scolastico, ma questo non vuol dire che tutte quelle assunzioni si faranno. L'anno scorso, per esempio, il governo ne autorizzò 85.000 e alla fine i docenti assunti sono stati appena 30.000. Perché c'è questo problema? La cronica mancanza di insegnanti disponibili in realtà si dà la scuola italiana da anni. Sarebbe davvero troppo lungo raccontare tutti i problemi, ma diciamo che dopo il maxi piano di assunzioni di Renzi con la buona scuola, che portò al contratto a tempo indeterminato 100.000 insegnanti, molti dei quali però non servivano davvero alle scuole italiane, non c'è stata una concreta immissione di nuovi docenti nelle scuole, tra concorsi in ritardo, bocciature, commissioni contestate, tantissimi ricorsi al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale. Diciamo che le assunzioni sono sempre andate molto a rilento e spesso a settembre ci si è trovati con un numero di supplenti esagerato. Anche quest'anno, secondo le ultime stime che mi ha fornito la segretaria della CISL Scuola, Maddalena Gissi, ci sono ben 112.691 insegnanti che mancano all'appello, a cui si aggiungono 30.751 docenti di sostegno. Il governo in effetti ha provato a correre ai ripari, perché quest'estate ha bandito una sorta di mini concorso sanatoria, un concorso straordinario destinato solo agli insegnanti STEM, per assumere quei professori di matematica, informatica e fisica che effettivamente mancano alle scuole. Ma anche questo si sta rivelando un flop, perché sui 40.000 arrivati al concorso per 6.000 posti, in realtà c'è stato un record di bocciati, e quindi il rischio è che anche questo concorso non porti davvero le necessarie risorse a settembre in cattedra. Mancano gli spazi, mancano i docenti. E poi c'è un terzo tema caldo, che ricade sulla scuola anche se non riguarda solo la scuola, e cioè la capienza dei mezzi pubblici. Con l'ultimo decreto sulle misure anti-Covid, il governo ha riportato la capienza dei mezzi dal 50 all'80%, il che significa che comunque gli autobus non si possono riempire, e questo per le scuole è un problema. Lo scorso anno si era deciso di spostare l'inizio delle lezioni per alcune classi, spalmandole su tutta la giornata. Bisognerà farlo anche quest'anno?
Quando con l'aumento dei contagi la capienza dei mezzi pubblici è stata ridotta al 50%, per le scuole è scoppiata una vera emergenza nell'emergenza, perché gli studenti che erano già stati costretti a turnazioni per via delle aule poco capienti sono stati costretti anche a turni all'ingresso, quindi orari scaglionati con studenti che entravano non più alle 8 ma alle 9, alle 10, ritardando quindi l'uscita e quindi complicando ulteriormente l'orario scolastico. La situazione da allora non è più tornata alla normalità. È vero che con l'ultimo decreto sulle misure Covid il governo ha ristabilito la capienza dei mezzi all'80% e questo potrebbe limitare di molto i turni. Ma c'è un ma: l'ultima parola spetta ai tavoli prefettizi, perché saranno loro a riunirsi e a definire poi le regole per ogni provincia sulla base dei contagi prima di settembre. E qui si pone di nuovo il problema dei dirigenti scolastici: come faranno ad organizzarsi? Sentiamo ancora la preside Costarelli. Con l'ATAC, con le aziende di trasporto, e qui parlo anche come rappresentante dell'associazione presidi, abbiamo mantenuto dei contatti costanti durante questo anno scolastico. Ci siamo sempre sentiti dire che più di questo loro non possono fare, e quindi la scuola si deve adeguare, come è stato per tutto lo scorso anno, alle esigenze di chi appunto pone dei limiti insuperabili. Eppure basterebbe poco per aiutare i presidi. Noi siamo consapevoli che il tutto dipende da una situazione epidemiologica che da qui a 2 mesi può evolvere in modalità che nessuno può immaginare o prevedere. Quello che noi chiediamo in questo momento è di avere una sorta di alternative, quantomeno un'ipotesi A e un'ipotesi B su cui ragionare, cioè a dire: se prevediamo come è possibile un rientro in presenza e quindi l'assenza del requisito del distanziamento, che è la condizione primaria che vincola l'organizzazione, allora andremo verso una strada e un'ipotesi A. Qualora la situazione dovesse riconfermarsi sui dati epidemiologici di chiusura dell'anno, quindi su un'organizzazione che non consente la ripresa in presenza di tutti gli studenti, un'ipotesi B. Noi in questo momento chiediamo questo. Rispetto allo scorso anno scolastico c'è però una grossa differenza. Una variabile che dovrebbe aiutare la ripresa della scuola, e cioè che quest'anno ci sono i vaccini. La campagna vaccinale può aver cambiato le carte in tavola per la ripartenza della scuola? In realtà non ancora. Il governo sta spingendo per vaccinare il maggior numero di ragazzi ultra dodicenni prima dell'inizio della scuola, il prossimo settembre, ma non ci sarà nessun obbligo per i ragazzi di vaccinarsi. Attualmente si è vaccinato con un'unica dose oppure con doppia dose il 7,57% dei ragazzi fra i 12 e i 19 anni. Parliamo di circa 350.000 ragazzi su 4 milioni e 6. E per quanto riguarda invece la prima dose l'hanno fatta solo il 24,37%, cioè poco più di 1.127.000 ragazzi. È evidente che quindi siamo ancora molto lontani dalla generalizzazione della vaccinazione. Non è un problema solo degli studenti, è un problema anche dei docenti, perché anche qui non vige l'obbligo della vaccinazione, vale la stessa regola che per tutti. E in effetti, come ha constatato il commissario Francesco Paolo Figliuolo recentemente in un suo bilancio, ci sono più di 200.000 insegnanti che non si sono ancora vaccinati, tant'è vero che il governo sta studiando come raggiungerli e come convincerli a vaccinarsi. Tutto questo ci porta a dire che molto probabilmente si prospetta un altro anno con la DAD, la famigerata didattica a distanza, una possibilità interessantissima per la scuola, ma che non sempre ha dato i risultati sperati. I risultati invalsi, appena pubblicati, denunciano un peggioramento generale degli apprendimenti in italiano e in matematica. Per esempio, per riportare qualcuno dei titoli di questi giorni, i ragazzi che dovrebbero affrontare la maturità e che hanno invece dimostrato livelli di competenze da terza media, o addirittura adolescenti che ormai hanno raggiunto la licenza media ma che invece mostrano delle conoscenze appena da quinta elementare. Quali sono quindi i rischi veri della didattica digitale? Lo abbiamo chiesto a Marco Ferrari, che è professore di filosofia del liceo Malpighi di Bologna, ma anche ideatore e direttore del concorso nationale per le superiori romane Disputationes. I problemi principali
sono stati innanzitutto la impossibilità di pianificare il lavoro, perché l'anno passato ci ha destabilizzato in questo continuo rifacimento dei piani orari, delle condizioni, degli ingressi sfalsati in base alle varie classi, la distribuzione delle aule, dei banchi, il distanziamento. Insomma, ogni mese abbiamo vissuto una scuola diversa e questo ci ha davvero destabilizzato e, come tutti sanno, nel lavoro quando non puoi programmare, non puoi pianificare, aumenta lo stress, la tensione. Io ho concluso l'anno chiedendo di fare un bilancio dell'anno e molti ragazzi hanno proprio denunciato una fatica, un disagio, uno stress, questa difficoltà nel non poter avere davanti a sé un periodo di scuola che avesse un suo ordine, una sua forma, una sua struttura. Sicuramente quello che manca è la capacità strutturata e radicata nella professionalità docente di gestire tutte queste emergenze contemporaneamente. Quindi, se io dovessi consigliare a qualcuno su che cosa formarsi, sarebbe un po' quello che sta emergendo in tante discussioni, anche politiche, e cioè del fatto che noi abbiamo bisogno di ricapire il ruolo della scuola, la sua centralità nella ricostruzione di una società affaticata e lacerata da 2 anni di crisi, di emergenza, e quindi, detta con espressione che si usa appunto nel mondo dell'educazione e della didattica, soft skill, character skill, non cognitive skills, cioè imparare vedendole in atto a saper mettere in campo capacità relazionali, capacità di gestione dell'emergenza, capacità di sacrificio, capacità di condivisione di difficoltà e quindi smetterla di vivere in modo a volte isolato, ognuno per la sua strada. Cioè, un po' come è successo agli europei, dobbiamo veramente lavorare sul gruppo. Il rischio più forte è quello che paventa il capo dei presidi del Lazio, Mario Rusconi, quando dice che la DAD è una dogana che fa passare gli abbienti, quelli che possono cioè permettersi di recuperare, e invece è una tagliola per i ceti bassi. La DAD, sostiene Rusconi, è un salvagente se stai affogando, ma una zavorra se vuoi fare una gara olimpionica. Anche lo stesso presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, ha ribadito che rischiamo di pagare nei prossimi anni il prezzo sociale della didattica a distanza. Come si può evitare? Sentiamo ancora Ferrari. Io penso che dobbiamo ricostruire e ripensare, riformulare tutta l'attività didattica e valutativa proprio a partire dal contesto, dalla realtà che abbiamo davanti. Se un ragazzo copia da un manuale, benissimo, facciamo delle prove in cui il copiare dal manuale non incide nella valutazione, ma andiamo a provare a vedere come mette in gioco le conoscenze che ha, anche se le trovasse davanti a sé sul libro, al di là dello schermo. Cioè, dobbiamo proprio ripensare quello che facciamo normalmente in classe, in una condizione, come direbbe Luciano Floridi, nuova, ibrida tra realtà e online, e ripensare tutto. Ad esempio, far lavorare i ragazzi su percorsi espositivi sintetici tramite il video, tramite il podcast, oppure fare prove in cui non si valuta la risposta in base a quello che il docente si vuole sentir dire, ma si mette in gioco il ragazzo chiedendogli di costruire live dei percorsi sintetici a partire da informazioni base che il docente offre. Il professor Ferrari giustamente pensa al futuro e guarda avanti verso una scuola più moderna e, chissà, magari anche migliore di quella di oggi. Ma ci sono ancora molti problemi da risolvere adesso. Per concludere, Valentina, come farà la scuola a uscire da questa situazione complicata e incerta? Questa emergenza ha tirato fuori delle risorse straordinarie, ma ha anche manifestato in maniera violentissima tutte le criticità della quotidianità, appunto dai supplenti alle aule mancanti, alle classi pollaio, ai mezzi pubblici sovraffollati, una serie di elementi che già in passato dovevano essere affrontati, ma che adesso con il Covid e con le difficoltà del distanziamento e la necessità di mantenere delle regole di sicurezza molto stringenti, si sono evidenziati in tutta la loro grandezza. L'unica speranza è che davvero questa nuova situazione si trasformi in un'opportunità per la scuola italiana e che dia la possibilità a tutti i protagonisti, i docenti, gli studenti, le famiglie, i dirigenti scolastici, anch'essi oberati da una serie di compiti che non avevano mai immaginato di dover affrontare, possano tirare fuori il necessario per una scuola davvero moderna, inclusiva e anche in grado di essere resiliente, tanto per usare un termine così caro in questo periodo a tutti.
Grazie Valentina Santarpia. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari e condotto da Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita, riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.